firmato in municipio a Pescara l'atto di convenzione con la quale l'amministrazione comunale ha ceduto all'Università d'Annunzio un'area adiacente il sito universitario di Viale Pindaro. L'Ateneo potrà quindi ampliare i propri spazi e le relative pertinenze, realizzando però a proprie spese la costruzione del cosiddetto Corridoio Verde, strada di collegamento dalla lunghezza di circa 500 metri fra Via Plauto e la rotonda del Tribunale, che percorrerà parallela alla stessa Viale Pindaro. La spesa è di circa 1.300.000 euro per questa prima operazione. L'auspicio è che questo possa contribuire ad alleggerire i volumi di traffico incidenti sulla zona, un cambiamento radicale dei luoghi pubblici della città finora trascurati. Il transito nel nuovo corridoio verde però sarà consentito solo alla mobilità leggera. È questa la forza della nostra città, soprattutto in questo periodo, la capacità di trovare equilibri tra le varie istituzioni per far crescere Pescara. In questo caso consegniamo all'università un'area che è stata da decenni abbandonata e realizziamo un corridoio verde proprio a disposizione dei giovani, degli studenti, di coloro che frequentano la nostra università, perché l'Università di Pescara si distingue a tutti i livelli, ma noi cerchiamo di migliorare anche la qualità della vita degli studenti e soprattutto cerchiamo di fare in modo che questa città sia sempre più attraente, sempre più godibile per le persone che la frequentano. Sicuramente questo è l'inizio di un ampliamento di Viale Pindaro della nostra sede di Pescara. Devo dire che noi abbiamo posto una particolare attenzione alla sede proprio della città di Pescara perché in passato non è stata valorizzata molto. Si sono fatti tanti progetti, ma realizzazioni poche. Per cui noi siamo partiti e abbiamo fatto un piano di ristrutturazione della sede nell'interno, degli impianti. Adesso sistemeremo il corridoio verde per il nuovo ingresso a Viale Pindaro, grazie alla collaborazione con il comune. Questo è un vecchio accordo che c'era, ma nessuno lo metteva in atto. Finalmente col sindaco Masci siamo riusciti a mettere a punto il sistema. E quindi questo è solamente il primo passo di quello che farà l'università per la sede di Pescara.